Buongiorno, bentornati all'aria che tira estate e soprattutto buon inizio di settembre. Oggi le scuole ripartono con i corsi di recupero, quelli che un tempo si chiamavano gli esami di riparazione. E allora anche noi proviamo a fare un piccolo ripassino. Le mascherine in aula non si devono indossare, almeno se si è seduti ai banchi e se si è a un metro di distanza. Banchi che saranno con o senza rotelle, ma in ogni caso monoposto. E sugli scuolabus ogni 5 sedute una dovrà essere lasciata libera. Dunque, tutto pronto per la ripartenza dell'anno scolastico il 14 di settembre? Domanda trabocchetto, si direbbe nel linguaggio degli studenti, perché sul calendario delle ripartenze ogni regione va da sé e su questo la cartina dell'Italia assomiglia molto a quella della prima della unità. E allora la nostra domanda di oggi, non a trabocchetto, è: dopo l'accordo trovato con le regioni, il governo ha passato il primo esame? Subito dopo la sigla. Months into the pandemic, we understand that people are tired. Il PD ha già detto che la sua priorità è riformare la legge elettorale. È un grande tema globale. La nostra ferma posizione comincia a dare i primi frutti. Chi non ferma l'immigrazione clandestina? Abbiamo fatto valere le nostre ragioni. Aiuta chi fa commercio di esseri umani. Perché ne abbiamo le palle piene di clandestini. Sono quasi tutti asintomatici. Noi vogliamo le scuole aperte e i corpi chiusi ai malati. We want to see children returning to school. Noi confermiamo il 14. Non si sa a che ora si entra in classe. Dietro speranza. Il diritto all'istruzione. Dove si mangia. E il diritto alla salute. In quanti salgono sul pulmino. Devono camminare insieme. I positivi sugli studenti potrebbero essere intorno al 2-3%. No country can just pretend the pandemic is over. Buongiorno, bentornati all'aria che tira estate. Insomma, oggi iniziano le grandi prove generali prima dell'avvio dell'anno scolastico ed è un piacere per me avere qui oggi Alessandro Cecchi Paone. Piacere mio, grazie. Grande Buongiorno. Giornalista dedicato tutta Buongiorno. La sua carriera proprio alla divulgazione scientifica, quindi sei l'ospite giusto nel momento giusto. E a te rivolgo la domanda che ci poniamo oggi. Con l'accordo trovato ieri con le regioni, tra poco con Lidia Mancini faremo il punto analitico sulle varie questioni. Il governo ha superato il primo esame in questa prova così difficile? Assolutamente sì, e direi che l'ha superata il Paese, perché tutti hanno detto, per primo il Presidente Mattarella, senza la riapertura delle scuole non c'è futuro. Faccio un piccolissimo esempio. Ieri erano i 150 anni della nascita di Maria Montessori, che come sai ha inventato un sistema educativo strepitoso. Sapete chi ha studiato con quel metodo? Mario Draghi, Bill Gates, Bezos, Brin, Page, cioè tutti i fondatori della New Economy. Quanto è importante studiare e studiare bene. Certo, ma tu dici, ricordi quanto l'Italia è stato un modello anche sì. Per l'educazione e per l'approccio sulla scuola. Però dobbiamo riconoscere, Alessandro, che su questo avvio dell'anno scolastico certo. Qualche insomma incertezza di troppo c'è stata. Beh, ma fino a ieri avevamo grandi paure che la cosa non andasse in porto. Per questo dico, il primo esame, tu l'hai definito, è assolutamente passato. Ora ce ne sono altri. Quello che a me sta più a cuore è trovare un modo perché tutti insieme si torni a scuola lo stesso giorno. E su questo le regioni dovrebbero un momento avere, come dire, una spinta unificante, perché è brutto che ognuno faccia per conto proprio. Allora, tra poco arriviamo, perché questo è uno dei temi cruciali che creano inevitabilmente incertezze. Tante cose sono state risolte e concordate con le regioni, ma il difficile, mi viene da dire, comincia adesso. E ne sa qualcosa la
la preside di un istituto a Verbania, guarda, che aveva lì, iniziato la, le proprie attività e ha dovuto chiudere in tutta fretta l'istituto perché c'è stato un caso di positività. Vedo già collegata con noi la nostra Isabella Ciotti, tra poco parleremo con la preside, ma intanto raccontaci bene dove sei e descrivici che cosa stanno facendo gli operatori alle tue spalle. Buongiorno Francesco, io mi trovo nell'auditorium dell'Istituto Cobianchi di Verbania, che pensa il 14 settembre si prepara a riaprire le porte a più di 1800 studenti, un istituto di riferimento qui a Verbania, e siamo proprio nel bel mezzo delle operazioni di sanificazione resesi necessarie dopo l'accertamento di un caso di positività al coronavirus. Si pensa si tratti di una professoressa, anche se la scuola per ovvi motivi di privacy preferisce non parlarne. Due aule sono già state sanificate con lo zoo, mentre ora quella che vedi è una sanificazione a base di perossido di idrogeno. Abbiamo il responsabile delle sanificazioni che sta proprio nebulizzando in questo momento questa sostanza che Isabella, è inodore, ma ti posso assicurare sì, ecco, ti domando, tu stai indossando, qui neanche troppo tempo rimarremo qua, stai indossando la mascherina anche perché quei vapori sono fastidiosi per il naso e per la gola. Esattamente, Pier, il responsabile della sanificazione, si è premurato proprio di farci mettere la mascherina, anche perché questa sostanza non può essere inalata. Stanno sanificando anche la collega, secondo me. Non ne ha nessun bisogno. No, certo che no, però visto che c'è... allora, sanificata. Allora, Isabella, magari chiedi al gentile operatore di interrompere un attimo le operazioni, anche per impedirti di perdere la voce. Ti voglio chiedere una cosa, dicevi è un istituto molto grande, hanno per il momento sanificato soltanto due aule e l'auditorium. Quanto impiegheranno a rendere la scuola nuovamente agibile? In realtà le operazioni si avviano quasi a conclusione, diciamo che qua ancora manca un'oretta e mezza, un paio d'ore, poi naturalmente i locali dovranno rimanere chiusi per un po', ma già diciamo da domani la scuola dovrebbe essere agibile, tant'è che i professori, i docenti hanno già iniziato a incontrarsi, però a livello di lezioni dovrebbero ricominciare i famosi esami di riparazione che tu citavi in apertura, dovrebbero riprendere giovedì, anche se diciamo che questo episodio sicuramente è stato un po' un pretesto di riflessione e si pensa, mi spiegava prima la preside, di iniziare gli esami anche online, allora, e di attendere addirittura il 14 settembre per un rientro in presenza. Ti devo fermare, intanto permettimi da subito di ringraziare tutto l'istituto a partire dalla preside, intanto perché ci hanno aperto le porte della loro scuola e soprattutto perché hanno capito la ragione per la quale vogliamo raccontare questo episodio, non certo per creare allarmismo, ma perché questa, per disavventura, è la prima scuola che si trova ad affrontare una situazione che ci aspettiamo, ahimè, riguarderà tanti suoi colleghi, per cui sono una sorta di pionieri di quello che significa la convivenza col virus dentro le scuole. Tra poco ritorniamo e intanto coinvolgi la preside. Vedo già collegati con noi tutti gli altri nostri ospiti. Saluto Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia. Buongiorno Ronzulli. Saluto Bruno Manfellotto, giornalista, già direttore dell'Espresso. Bruno, parto da te e rivolgo anche a te la domanda da cui noi siamo voluti partire. L'accordo trovato con le regioni segna il superamento di un primo esame da parte del governo, ma la sfida vera è quella del suono della prima campana. Come ci arriva il Paese? Ma certamente aver tenuto fermo sulla decisione di aprire il 14, almeno da parte del governo, mi è sembrata una scelta saggia. Cioè, riaprire la scuola significa realmente far ripartire il paese, rimettere in moto il paese e accettare la sfida che ne nasce inevitabilmente, perché 9-10 milioni di persone, di bambini, di ragazzi, di genitori che si muovono contemporaneamente dal 14 settembre sarà comunque una grande sfida. Su questo vorrei però ricordare a tutti, chiunque di noi sia entrato in un grande liceo, una grande scuola media, una grande scuola elementare,
si rende conto della complessità del problema. Cioè, io non vorrei che venissero dati dei giudizi troppo presto, a parte che io penso Bruno, ho l'impressione che ci sia un telegrafista dietro di te che sta, come dire, battendo qualcosa, o forse un altro ospite, non lo so, c'è un rumore abbastanza fastidioso. Proviamo a vedere se è un problema legato al tuo audio oppure no. Qui non ci sono telegrafisti, non so che dirti. Mi sembra che tutto sia in regola. Hanno fatto l'accordo sulla banda larga, è l'ultima volta che c'è una brutta interferenza, dai, forza. Proviamo a vedere. No, dicevo, credo che se anche se fossimo andati durante questi mesi sul ponte Morandi prima che venisse conclusa una delle grandi opere di ingegneria, avremmo scoperto che qualcosa non funzionava. C'era un plinto che non era arrivato, un pezzo di asfalto che non era finito. Cioè, è inevitabile che davanti a un'operazione molto complessa le difficoltà siano tante, e dobbiamo anche, secondo me, abituarci all'idea che casi come quello di Verbania, certo, che hai appena fatto vedere, possa succedere di nuovo, e bisognerà affrontarlo senza allarmismi, con freddezza, purtroppo, certo, se necessario. Allora, qualche scuola sarà via via chiusa e poi riaperta. Alessandro Cecchi Paone, molto esperto di televisione, molto più di me, forse ha svelato l'arcano di questo problema. Io pensavo fosse un telegrafista. Secondo me, Bruno, quando muovi la testa, il tuo microfonino sbatte contro i tuoi bottoni. E quindi, se tu allontani... Vedi? Provo a levare il microfonino. Allora, oppure non sbattere la testa. Ritorno tra poco da te, Bruno. Licia Ronzulli, dunque, un primo esame è stato superato da parte di questo governo che voi dell'opposizione a lungo avete attaccato per le incertezze nella ripartenza di questo anno scolastico? Beh, direi assolutamente no, non è un buon risultato. Noi l'abbiamo attaccato e stiamo continuando ad attaccare, perché purtroppo il tempo è finito, ce n'è stato tanto di tempo per poter rimediare, ma le incertezze sono state talmente tante, ma soprattutto la confusione e soprattutto le informazioni contraddittorie che arrivavano un giorno sì o uno pure. Il tempo sprecato purtroppo è un mia colpa che questo governo deve fare, perché se è vero che la scuola deve ricominciare, perché non si può tenere ancora lontano i ragazzi dalla scuola, è anche vero che bisogna mandarli a scuola in sicurezza. Tutto il tempo che c'è stato per fare i lavori di edilizia scolastica, per pensare ai trasporti, peraltro erano allarmi che Forza Italia, che tutti i governatori, devo dire, davano già da tempo. Ricordiamoci, a luglio c'era stata un'altra riunione tra il Comitato e la Conferenza Stato-Regioni proprio sui trasporti. Vi ricordate, la Lombardia addirittura aveva chiesto: se non c'è un accordo sui trasporti non firmeremo l'accordo con la Conferenza Stato-Regioni. Ecco, purtroppo il tempo è passato, perché hanno pensato bene in questi mesi di continuare a discutere all'interno della maggioranza senza trovare le soluzioni. Il paragone che fa Manfellotto, mi spiace, ma non è un paragone che può essere fatto con la scuola, perché se il ponte Morandi, è vero, perché in alcuni momenti se uno andava a vedere il ponte Morandi pensava: ma questo ponte qui non rapirà mai, perché si vedevano appunto pezzi che mancavano, ma non è la stessa cosa. Non c'era una data prefissata per inaugurare il ponte Morandi, era si poteva prendere tutto il tempo che si voleva, si potevano fare tutte le prove e come è stato fatto peraltro i collaudi che volevano farsi. Diverso è la scuola, quindi non tiene il paragone. Okay. La scuola c'era già una data, era il 14 settembre e si sapeva già mesi fa che cosa bisognava fare. Scusi, poi mi concludo sui trasporti. Arriviamoci, allora, ai trasporti. Ci arriviamo tra un momento, perché poi analizzeremo punto per punto le questioni. Sulla data le chiedo se anche lei condivide, come Alessandro Cecchi Paone, un pizzico di indignazione sul fatto che dal nord al sud ciascuna regione vada un po' come gli pare. Noi abbiamo fatto questa cartina che sembra un po' una cartina dell'Italia preunitaria, quando l'Italia era i granducati e regni piccini. O anche un po' Arlecchino. Sì. Allora, a me questa cosa francamente non mi sconvolge e non mi lascia così stupita, perché sappiamo intanto che c'è l'autonomia regionale per quanto riguarda la data dell'inizio dell'anno scolastico. È sempre stato un po' così. Al nord si cominciava sempre prima rispetto al sud, proprio per, certo, una questione anche di temperature, ricordiamocele, di caldo. Questa non mi sconvolge il fatto che ogni regione apra in una data diversa. A me sconvolge di più che in alcune regioni questa apertura
post-datata però... sia stata fatta come scelta politica, vera e propria, cioè evidentemente la Puglia e la Campania preferiscono andare a votare, a iniziare scuola dopo il 24, perché siccome si iniziassero il 14 qualche problema l'avrebbero, come abbiamo appena visto a Verbania, probabilmente non vogliono rischiare però, di avere appunto, problemi in campagna elettorale, da una parte diciamocelo. La volontà politica del governo di dire iniziamo tutti insieme dopo un anno scolastico così travagliato, un segnale ci appena, voleva, un segnale appena ci concluso voleva. E poi appunto c'è il problema delle elezioni, perché quello che abbiamo visto a Verbania per un caso di positività con buone probabilità dovrà essere fatto in tutte le scuole del regno dopo lo svolgimento delle elezioni. E allora vedo che sono collegate con noi due persone che si candidano a titolo diverso a governare una regione che ha scelto, la Puglia, di ripartire il 24. Saluto e do il benvenuto ad Antonella Raricchia, candidata presidente del Movimento 5 Stelle in Puglia. E saluto anche Danila De Vito, che nella vita fa la scienziata, è una docente di igiene e di medicina, ma anche una specializzazione in qualità di virologa, ed è stata scelta da Raffaele Fitto, candidato del centrodestra, come sua portabandiera per quel che riguarda la lotta al Covid. Parto da voi due, ovviamente da due prospettive diverse. La Ricchia, almeno su questo può dare ragione a Emiliano, ha fatto bene a ritardare dopo il 24 la riapertura delle scuole? Dunque, il problema nostro in Regione Puglia è una mancanza della sanità del territorio. Quindi, a prescindere dalla scelta, il vero problema è che Michele Emiliano non può contare su una sanità del territorio, perché lui l'ha amministrata malissimo questa regione in questi 5 anni. Anche i medici, gli infermieri sono stati veramente lasciati allo sbando. Per fortuna si è potuto contare sulla loro professionalità e su un intervento governativo che in tempo ha in qualche modo fatto arrivare il lockdown qui in Puglia, rispetto ovviamente all'escalation dei casi, ma perfino le USCA, quindi queste unità speciali di continuità assistenziale che dovevano garantire la sanità del territorio, sono state però già smantellate. Lo faceva notare poco fa Alicia Ronzulli, anche il governo ci ha messo del suo a fare un po' di pasticci, parliamo nello specifico della riapertura dell'anno scolastico. Guardi, io ho letto da parte insomma del centrodestra tantissime storie, probabilmente vogliono farci dimenticare gli 8 miliardi e mezzo di tagli alla scuola, no, della Gelmini. In realtà dicevano che la gara sarebbe andata deserta, la verità è che ne hanno vinta 14 aziende. Dicevano che l'avrebbe vinta le aziende cinesi, in realtà 11 su 14 sono italiane e le altre sono europee, perché ovviamente il bando è europeo. Il plexiglass è solo nella testa di Salvini. Insomma, la confusione secondo me esiste, ma la creano loro e la creano con informazioni che non servono e non aiutano a collaborare. Questo momento di collaborazione è un momento in cui bisogna ripartire e affrontare una sfida epocale per questo Stato, e serve la collaborazione di tutti. Io da forza di opposizione, pensate un po', l'ho garantita in questa regione, ma non faccio sconti, ma non faccio neanche un'opposizione strumentale. Allora, tra poco torneremo a parlare anche nello specifico della sfida pugliese, e tra poco, Danila De Vito, arrivo da lei nella duplice veste di scienziata, ma anche di scienziata impegnata in politica. Però devo ritornare a Verbania, perché la nostra Isabella Ciotti è riuscita a raggiungere la preside, a cui rinnovo anche di persona il nostro ringraziamento per la collaborazione. Isabella. Sì, Vincenza Maselli, la preside, che si è trovata suo malgrado in queste ore al centro delle attenzioni nostre, insomma, in particolare dei colleghi della stampa, perché si è trovata anche a fronteggiare una situazione senza precedenti. Di certo le scuole italiane ora guardano a questa scuola con particolare attenzione, anche come un esempio. Come state gestendo la situazione? Allora, diciamo che noi stiamo gestendo adesso con massima tranquillità, anche perché, diciamo, in un certo senso eravamo pronti proprio a quello che stava per succedere, perché più che altro temevamo che potesse succedere. Avevamo elaborato un protocollo per la sicurezza, tenendo conto anche delle direttive del Ministero, e questo protocollo chiaramente ci indicava proprio cosa dovevamo fare nel caso in cui un tampone risultava positivo.
e chiaramente sabato pomeriggio, quando la ASL mi ha avvisato che un nostro operatore scolastico era positivo al virus, abbiamo messo in atto tutto quello che dovevamo fare come scuola, tenendo conto del protocollo, telefonando al nostro medico competente. Sì. Le voglio chiedere, lei ha ricevuto la segnalazione dalla ASL, ma in fondo la decisione l'ha presa lei nel pieno della sua autonomia, l'ha concordata con la ASL, ha avuto una triangolazione con la Regione Piemonte? No, l'ho concordata con la ASL e col medico competente. L'ho concordata, è una decisione presa insieme a persone competenti, insomma, in materia, non da sola, assolutamente. Sono stati loro anche a indicarmi che cosa fare, e poi tenendo conto anche di quello che avevamo stabilito nel nostro protocollo. Posso al volo dirti una cosa? Guardate che questo... Che la scuola... Professoressa, mi scusi se la interrompo. Sì. Sta dicendo una cosa importantissima su cui sono tutti d'accordo, il ministro Speranza, il viceministro Sileri. Rimettere in piedi una roba che io mi ricordo, il medico scolastico. Se noi riportiamo un medico in tutte le scuole, la sorveglianza sarà garantita, e molti anni non ce l'abbiamo più. Le posso chiedere un'altra cosa, a chiosa delle considerazioni giuste di Cecchi Paone? Oltre alla sanificazione, ci sono delle altre procedure che avete dovuto mettere in campo, decisioni da prendere? Penso per esempio all'isolamento delle persone che si sono trovate vicine a quell'operatore scolastico che operava nella scuola. Sì. Certo. Diciamo che l'ASL ha contattato tutte le persone che hanno avvicinato questo operatore scolastico, sono state convocate, e quindi chiaramente ci sono stati tamponi anche per loro. Per il momento non ci sono arrivate notizie, quindi vuol dire che sono tutti negativi, ecco. Perfetto. Perché sennò penso Preside, avrebbero so che è una giornata avvisata. Molto complicata, ma le chiederei la cortesia, se può, di restare ancora un momento con noi, perché vorrei far sentire anche a lei quanto un virologo di fama, almeno dopo questa terribile pandemia, Andrea Crisanti, ha detto ieri qui in questo studio a Luca Telese e David Parenzo. I positivi sugli studenti potrebbero essere intorno al 2-3%, che insomma è un numero importante. Se poi lei consideri che questo 2-3%, ognuno a sua volta genera la necessità di fare tamponi a un 2-300 persone, è chiaro che tutto si moltiplica, poi si espande in maniera drammatica. Preside, lei è preoccupata personalmente della ripresa dell'anno scolastico? Tutto sommato voi siete stati fortunati, il caso di positività lo avete rilevato in una fase, diciamo, preliminare dell'avvio dell'anno scolastico. Sì. Beh sì, non posso non dire che non sono preoccupata, la preoccupazione c'è perché sono 2000 persone che mi entrano in questa scuola, quindi è chiaro che stiamo mettendo in atto tutto quello che è di nostra competenza, c'è tanta collaborazione da parte di tutti, della vicepresidenza, dei collaboratori scolastici, tecnici, quindi siamo pronti per partire. La preoccupazione c'è, ma penso che sia normale. Rimanga insomma, ancora un momento con me, Preside, se posso, perché vorrei, con l'aiuto di Lidia Mancini, fare un punto sulle decisioni che sono state finalmente prese nel tavolo tra Stato e Regioni, che, lo ricordiamo, è stato a più riprese rinviato nei giorni scorsi. Lidia. Sì, Francesco, appunto, noi l'abbiamo chiamato l'accordo sulla scuola con due fotografie fondamentali, che sono la mascherina e lo scuolabus, ma in realtà scuolabus si intende tutti i mezzi per il trasporto pubblico per far raggiungere agli studenti la scuola. Allora, nel cartello numero 2 vediamo l'accordo che si è trovato sulla mascherina, che è stato uno dei nodi caldi delle ultime settimane. Allora, la mascherina si può non indossare in classe se c'è la distanza di almeno un metro fra gli studenti. Questo vale dalla prima elementare fino all'ultimo anno delle superiori. Quindi questo è l'accordo sottoscritto anche dal Comitato Tecnico Scientifico. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, quindi i bus, vediamo che nel cartello successivo è stato risolto il problema della capienza massima, che in un primo momento si parlava del 50%. Bene, questo limite è stato alzato fino all'80%. Si può arrivare anche al 100% della capienza
per le distanze inferiori ai 15 minuti, che è anche il tempo individuato dalla app Immuni come diciamo tempo che poi può comportare il contagio. Andiamo a vedere nell'ultimo cartello come si dovrà viaggiare sul trasporto pubblico. Allora, è previsto che innanzitutto si misuri a casa la temperatura, quindi bisogna salire sull'autobus senza avere la febbre. Sull'autobus bisogna tenere sempre la mascherina, tenere la distanza il più possibile, e dove non è possibile ci Perfetto. Sono dei divisori che stanno individuando adesso gli esperti per capire che materiale è più consono. Le famose tendine o possono essere anche semirigidi, stanno okay. individuando appunto il materiale. Allora. E gli autobus, l'ultima cosa, dovranno essere dotati di dispenser di gel igienizzante. Danila De Vito, arrivo da lei e le chiedo, è sufficientemente cautelativo il non indossare la mascherina quando un ragazzo è seduto al banco e sta a un metro di distanza? Sicuramente rispettare la distanza, il distanziamento di un metro, ci permette di ridurre la carica virale trasmissibile, questo è indubbio. Io avrei pensato sul modello cinese di dotare i banchi di paraventi, di schermi di plexiglass per una migliore prevenzione. Ma lei quindi avrebbe messo i famosi paraventi di plexiglass? Sì, io sarei dell'avviso sì. Certo, le mascherine... Lei però sa che si candida in una coalizione il cui leader, o di cui c'è un leader, Matteo Salvini, che ha detto: mia figlia non la manderei mai nei banchi col plexiglass. Se ne rende conto della portata politica della sua affermazione scientifica? Io sono un tecnico della salute, un tecnico okay. della sanità, anche la mia candidatura è una candidatura che inizia proprio così, come certo. Nel dare alla comunità la mia esperienza accademica e professionale Chiaro. Per il miglioramento della sanità in Piano. Il mancato distanziamento sugli autobus, se il tragitto è inferiore a un tempo di 15 minuti, garantisce la sicurezza dei nostri figli? Sì. Sì, lo garantisce. Attenzione però ai filtri, attenzione eventualmente, se possibile, anche nelle scuole, il ricambio dell'aria, l'apertura delle finestre, perché sono tutti elementi importanti di prevenzione. Sono punti Chiaro. Cardinali per la prevenzione della virosi da SARS-CoV-2. E le voglio chiedere, quindi, se lei, immaginiamo, diventasse assessore alla salute della giunta pugliese guidata da Raffaele Fitto, suggerirebbe l'adozione del paraventi in plexiglass in tutte le scuole della Puglia? Io preferirei i paraventi in plexiglass alle rotelle, diciamo, che sono state naturalmente messe in evidenza come necessità nei banchi. Ecco, io avrei lasciato okay. i banchi rigidi, uno studente per banco, ed eventualmente, se proprio vogliamo difenderci, visto che certo. le mascherine non le possiamo imporre per tutto l'orario scolastico, che comunque deve essere ridotto, non può essere naturalmente, non possiamo rispettare gli orari di 5-6 certo. ore, doppi turni, eccetera, e avrei pensato a questa opzione. Licia Ronzulli, lei che si è negli ultimi tempi impegnata molto nella campagna elettorale in Puglia, come la vede questa idea della vostra virologa? Beh, insomma, giustamente la virologa parla da esperta e tecnica della materia. Io che magari in questo momento mi tolgo le vesti della politica e ragiono da mamma, francamente, di vedere mia figlia chiusa in tre pareti di plexiglass per 8-9 ore a scuola, certo. non la vorrei vedere. Diciamo che prima di arrivare a questo tipo di soluzione, come dicevo prima, c'è stato il tempo per trovare delle soluzioni differenti. Per esempio, per quale motivo tutti i lavori di edilizia scolastica in questi mesi non sono stati fatti? C'è stato uno scaricabarile certo. del governo nei confronti dei presidi, dei comuni e delle regioni, che è sotto gli occhi di tutti, perché certo. io ho sentito parlare in questi mesi dall'Azzolina di basta con questo problema, non delle classi pollaio. Ci saranno i lavori, inizieremo i lavori, così avremo risolto l'uno e l'altro certo. problema. Il problema dell'aggregazione, quindi del contagio, e delle classi pollaio.
non c'è stato nessun tipo di lavoro di edilizia scolastica. Avevo sentito parlare di dividere i ragazzi, trovare magari luoghi consoni, non certo i parchi, non certo i bed and breakfast. Non è stato fatto nulla di tutto questo. Quindi il fallimento del rientro a scuola è di tutto l'intero governo. Voglio tornare a coinvolgere Bruno Manfellotto prima di andare di nuovo a Verbania. Avrà fatto anche tanti pasticci il governo e Licia Ronzulli è molto brava a metterli in fila, però ascoltando anche le parole della dottoressa De Vito, dico, anche sta comunità scientifica continua a dare indicazioni non chiare. L'altro giorno vedevamo il presidente della società dei pediatri dire la mascherina guai e il presidente della federazione dei pediatri invece dire no, la mascherina è necessaria. Questi scienziati ci mettono un po' confusione. Ma guarda, io vorrei spezzare una lancia a favore della preside che abbiamo intervistato, che avete intervistato poco fa, perché da lei ho sentito serenità, professionalità e responsabilità, che sono cose che purtroppo in questi mesi da parte di molti politici, e ci metto anche le varie correnti, le correnti di pensiero dei virologi e gli immunologi, non abbiamo avuto. Noi abbiamo dobbiamo affrontare questa situazione, secondo me, con lo spirito con il quale la sta affrontando la preside di Verbania. Cioè, bisogna sapere che è un problema enorme, bisogna sapere che nei prossimi mesi possono esserci anche scenari come quelli disegnati da Crisanti. Cioè, se è vero quello che dice Crisanti, la nostra preside potrebbe trovare nei prossimi mesi con 70-80 casi, no? Su 2.000 studenti. Quindi stiamo parlando di un numero enorme. Quindi bisogna affrontare questa cosa con grande serietà, perché è indispensabile farlo. Il paese deve rimettersi in moto, la scuola deve funzionare, i ragazzi devono tornare tra i banchi e i loro genitori devono tornare a lavorare. Dobbiamo convivere con le difficoltà di questo. Poi è chiaro che ci sono stati nei mesi scorsi ritardi, errori, questo non c'è dubbio. Ma adesso noi tra 10 giorni dobbiamo affrontare... Scusa Bruno, volevo sottolineare quello che diceva il nostro ospite, il nostro conduttore. Io dedico la vita alla comunità scientifica e alla sua difesa. Dobbiamo insegnare agli scienziati italiani a parlare, a comunicare e a mettersi d'accordo tra loro prima di andare in pubblico. Perché hanno dato una prova negli ultimi mesi di non saper parlare alle persone comuni, a tutti noi che aspettiamo di sapere mascherina sì o mascherina no, plexiglass sì o plexiglass no. E questo purtroppo è stata una brutta prova che non aiuta l'immagine della scienza. Un'ultima cosa, la scienza deve anche tener conto di quello che succede a casa. Guardate che io vorrei che tutte le regioni cominciassero insieme, perché penso alle madri che hanno il diritto a Torino come a Foggia di tornare a lavorare serene sapendo che i figli stanno a scuola. Fammi dire una cosa a favore della comunità scientifica, sapendo che ciascuno lavora con il pieno della buona fede, anche loro si sono trovati davanti a una pandemia inedita rispetto alle quali le risposte sono difficili da trovare. Non conoscono la scienza della comunicazione. Certo. Allora, De Vito, tra poco ritorno da lei, prima però devo tornare dal nostro faro luminoso, la nostra preside dell'Istituto di Verbania, alla quale devo rivolgere ancora alcune domande. La prima: se un suo studente non indossa la mascherina, lei che fa? Siete in condotta? No, gliela do subito. Diciamo, se non indossa la mascherina, la prima volta sarà richiamato alle proprie responsabilità, la seconda volta, la terza volta è chiaro che qualche nota in condotta, eccetera. Ma più che altro penso che la prima settimana noi la dedicheremo proprio a responsabilizzare i ragazzi su questo tema. Sarà chiaramente tutti i docenti avranno questo compito. A proposito di docenti, farlo. Preside. Si è parlato tanto in questi giorni del pericolo di tanti suoi colleghi, magari un po' avanti negli anni, che in ragione della loro fragilità scelgono di non tornare in classe. Lei personalmente ha già riscontrato questo problema? È preoccupata di avere dei buchi nell'organico? Allora, per il momento nessun docente mi ha fatto una proposta del genere, nessun docente, né personale ATA, quindi
Per il momento, diciamo, noi siamo tra virgolette tranquilli, poi se dovesse capitare, massimo rispetto preside, per queste persone. Preside, posso farle, sì. Posso farle una proposta? Non so se lei sa che sono da 15 anni anche professore universitario. Se c'ha dei problemi, vengo io gratis a fare il supplente. Fantastico, una collaborazione meravigliosa. Gratis, Grazie, la ringrazio. Poi però noi che siamo, facciamo il nostro mestiere, Alessandro, veniamo a controllare che stai a Verbania. Però grazie. Verbania è una città meravigliosa, c'è uno dei parchi più belli d'Italia, che è Villa Taranto. Ma vado ovunque, dove, andiamo, se, dove serve. Ma dove serve, vado. Allora, preside, grazie intanto. Dobbiamo benissimo, parlare un po' aspetto. Di politica, perché ci sono, come vi avevo annunciato poco fa, due persone che si candidano a guidare la Puglia da due fronti opposti, diversi da chi la sta guidando in questo momento. E allora noi in Puglia siamo andati a farci un giro. La vedo combattuta quest'anno tra la destra e la sinistra, però a tutti servono i voti dei 5 Stelle per avere una maggioranza solida. Siamo ad Adelphia, in Puglia, la città del candidato presidente alla regione, Antonella Laricchia. La leader dei 5 Stelle ha declinato l'invito del centro-sinistra di Emiliano per un'alleanza che sarebbe piaciuta anche al premier Conte e corre da sola. Contro l'attuale presidente anche il leader del centrodestra, Raffaele Fitto. In totale 8 candidati e la competizione è tutta aperta. È importante rimandare nella sua tana Salvini. Può darsi che ci salviamo col disgiunto. Un'alleanza si doveva fare, magari con promesse per il futuro. Antonella doveva abbassare la testa per il momento. Secondo lei Antonella Laricchia è stata troppo rigida nel dire no al PD? Vabbè, secondo me ha fatto bene anche a scendere da sola. Io sono dalla destra, non voto nessuna sinistra. Una Puglia che tutti conquista e tutti vogliono conquistare, come Matteo Salvini, che nel weekend fa campagna elettorale ma senza incontrare il leader del centrodestra Raffaele Fitto, e Giorgia Meloni, che sostiene il suo candidato e trova anche il tempo per ballare la pizzica. Noi vogliamo liberare la Puglia da questo modo vecchio, stantio e umiliante di fare politica della sinistra e del Movimento 5 Stelle. Si può votare per il Movimento 5 Stelle e grazie al voto disgiunto si può salvare la Puglia votando Michele Emiliano. In questo modo si assicura la prosecuzione del buon governo di questi anni, ma si apre al nuovo progetto che può includere anche il Movimento 5 Stelle. Non avete avuto modo di vedere l'espressione, dire quasi schifata, di Antonella Laricchia quando ha sentito risuonare le parole di voto disgiunto nella bocca di Michele Emiliano. Però prima di arrivare a Emiliano, le chiedo Laricchia, non crede che se la Puglia passa a destra lei si trova ad essere, come dire, complice di un grave, pericoloso indebolimento di questo governo, del governo italiano? Del suo governo. Guardi, il 20 e il 21 settembre non si deciderà se i pugliesi sono di destra, di sinistra, del Movimento 5 Stelle, se tifano Meloni, Zingaretti, Salvini, Di Maio, Di Battista. Si deciderà a chi vogliono affidare la sanità, l'agricoltura, i centri per l'impiego per i prossimi 5 anni, sia ad Antonella Laricchia, Michele Emiliano e Raffaele Fitto. Michele Emiliano e Raffaele Fitto hanno già governato e sono artefici degli stessi disastri, dai consorzi di bonifica alle liste d'attesa in sanità, all'inefficienza dei centri per l'impiego. Io dovevo garantire un'opportunità di cambiamento. Non potevo condannare i pugliesi a scegliere tra il passato e il passato remoto e basta. Ho voluto garantire questa opportunità di cambiamento, io e la mia squadra, e sono fiera di averlo fatto. Vi ringrazio per il servizio, perché mi ha emozionata molto vedere i miei compaesani di Adelphia che hanno risposto alle vostre domande. Dopodiché lei offre ai pugliesi una opportunità di cambiamento nella consapevolezza che la sua è un po' una candidatura di tribuna, nel senso che la vera sfida è Emiliano e Fitto, non lei è candidata ad essere al terzo posto.
Ma assolutamente no, guardi, la partita è aperta, è straaperta sul candidato presidente. Si vota con due croci, la prima sul candidato presidente e la seconda sulla lista. Quindi, come diceva Emiliano, la lista può non essere collegata al candidato presidente, non vincerà l'insieme di liste, ma vincerà il candidato certo. presidente che prende un voto in più degli altri e quindi automaticamente avrà la maggioranza dei seggi. C'è tanta gente che ha il cuore che batte per la destra o che batte per la sinistra, ma che non si fida di Michele Emiliano o di Raffaele Fitto e quindi avrà l'opportunità di scegliere questa opportunità di cambiamento. Danila De Vito, con la sua candidatura lei si propone un po' come l'anti Lopalco, il virologo che non solo ha guidato la task force in Puglia, ma che è stato scelto da Michele Emiliano per come possibile suo futuro assessore alla salute. Dove ha sbagliato, secondo lei, Emiliano nella gestione dell'emergenza sanitaria? Ci sono diversi punti in cui io posso esprimere quello che è il parere appunto mio come tecnico nell'ambito della sanità. Allora inizialmente io conosco peraltro Pierluigi Lopalco perché si è formato nel nostro istituto tanti anni fa e poi ha percorso altre strade accademiche andando prima a Stoccolma e poi a Pisa per avere l'ordinariato. Quindi diciamo lo conosciamo bene, la formazione e unitaria. Ecco, quello che io ho da mettere in evidenza e probabilmente è legata non all'aspetto tecnico ma al discorso politico della conduzione della sanità in Puglia in questi ultimi tempi è sicuramente la partenza troppo tardiva nella tamponatura dei soggetti. Le faccio un esempio. Noi medici avevamo chiesto alla task force e al presidente della regione di essere tamponati già da marzo perché chiaramente lavorando costantemente nelle strutture ospedaliere potevamo essere ovviamente infetti e trasmetterlo ai pazienti o agli altri colleghi. È stato necessario una diciamo presa di posizione della scuola di medicina per poter convincere a eseguire questi test. Professoressa, ricordiamo però che Lopalco è arrivato dopo, non è colpa sua questo ritardo, anzi. Stiamo parlando di marzo. Appunto, Lopalco non c'era ancora. È arrivato intorno al 10 marzo. Per risolvere il problema. Eravamo già, lavoravamo già nell'ambito sanitario. Ho pochissimo tempo perché la pubblicità incombe, però sì. Le voglio fare un'altra domanda, perché ho letto un suo comunicato qualche giorno fa nel quale lei prospettava un modello di medicina molto orientato anche alle cure a distanza, al ricorso alla intelligenza artificiale per la diagnostica, cose sicuramente estremamente affascinanti, che però sono molto lontane dalla realtà di molti ospedali in Italia e immagino anche in Puglia. Le domando, secondo lei, per potenziare la sanità italiana e quindi anche pugliese, l'Italia dovrebbe chiedere di ricorrere al MES? Se Fitto diventa governatore, suggerirà a Fitto di fare questa richiesta? Guardi, la telemedicina è una medicina a distanza che agevolerebbe tutta l'attività dei medici territoriali e anche la presa in carico dei pazienti senza rischio sanitario per gli uni o per gli altri. Quindi potrebbe essere benissimo messa in campo nella prevenzione della pandemia in corso. Quindi MES sì o no, professoressa? Qualcosa di avveniristico. La domanda è politica. La domanda è politica, io rispondo da tecnica, le dico che certi supporti naturalmente scientifici che sono ormai alla portata di tutti permetterebbero veramente di affrontare e migliorare lo stato di salute. Chiedo scusa professoressa, non sono alla portata di tutti, la telemedicina non è quella fatta per telefono, è quella fatta con la banda ultralarga veloce che solo da ieri è stata decisa ed è stata definita ma che non è ancora operativa. In Italia che sarà operativa a brevissimo. Okay. Ma quindi non serve il MES. MES. Sui MES sicuramente noi potremmo cavalcare i fondi europei, i MES, per quanto riguarda il miglioramento dello stato di salute delle collettività. Allora, quella pugliese. Allora, è un sì, ma dobbiamo andare in pubblicità. Licia Ronzulli, torno da lei e voglio sapere che ne pensa. A tra poco. Pensate. Mambo. Italian.
quasi per l'avvio del prossimo anno scolastico. A 2 settimane dal via, le scuole fanno ancora i conti con la mancanza di docenti e professori per coprire le classi e i gruppi di lavoro. Il 14 di settembre la scuola riparte. Abbiamo investito 2,9 miliardi di euro. E assumeremo tantissimi docenti e personale ATA. Serviranno molti insegnanti, certamente, per sdoppiamenti che sono legati, come dire, ovviamente alle normative sul distanziamento. La struttura quest'anno è particolarmente complicata da gestire. C'è stato veramente un boom delle richieste di iscrizione in graduatoria per le supplenze, oltre precari storici, anche persone che hanno titoli di studio che non avevano mai pensato di essere interessati alla scuola. Ombretta, 46 anni, che dal 2000 è titolare di un'agenzia di viaggi, ma da mesi il suo fatturato è crollato. Sono quasi tutti i rimborsi che stiamo aspettando che arrivino, tra biglietteria aerea, prenotazioni cancellate, ultimamente anche per le ultime restrizioni che ha dato il governo, quindi la gente di nuovo paura di poter partire. A voi quanto sta costando questa crisi sul vostro fatturato? 80-90%, tutto. Perché comunque, come vedi, i telefoni non squillano, la gente non entra, mentre prima tra un po' dovevamo avere il numerino per far entrare le persone, ora... Io comunque ho i bambini, un mutuo, delle rate comunque, macchine o comunque le sue bollette da pagare, meno male che mio marito lavora, però comunque di notte fai fatica poi a prendere sonno. E allora, con il settore turistico in ginocchio, la scuola è diventata per Ombretta una seconda possibilità per far quadrare i conti. Ho un diploma da operatore turistico che ho conseguito nel 1992, che però ho rispolverato e posso andare a insegnare solo negli istituti professionali. C'è questo miraggio del posto fisso con lo stipendio tutti i mesi, ecco, perché qui comunque tutti i mesi non è che riesci a prendere necessità virtù. Ci ha raccontato questo fenomeno di cui tra poco voglio ragionare con Bruno Manfellotto. Posso fare una battuta rispettosa? Prego. Venendo da un'agenzia di viaggio che purtroppo non lavora in questo periodo, sarà ottima insegnante di geografia. È una battuta di spirito che però deve tenere conto il rispetto di chi rischia di perdere il lavoro. Ma il tema di fondo è, con questo grande piano di assunzione nelle scuole annunciato anche per l'emergenza Covid, la scuola diventa un nuovo grande ufficio di collocamento. Tra poco arrivo da te, Bruno Manfellotto. Però avevamo lasciato in sospeso una riflessione sul MES con la professoressa Danilla De Vito, candidata a Confitto, che dice il MES può essere uno strumento utile. Di MES ha parlato poco fa Paolo Gentiloni, Lidia. Sì, il commissario europeo per l'economia ha detto che l'obiettivo del MES è fondamentale, perché dobbiamo rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari. Le condizionalità che hanno caratterizzato la crisi precedente sono state eliminate per queste linee di prestiti. Licia Ronzulli. Io le rispondo volentieri a questa domanda, però un secondo prima, siccome vi sto parlando dalla Puglia, da dove sto facendo da pugliese un'intensa campagna elettorale qui in questa mia anche regione, devo dire che l'aria sta cambiando, che finalmente i pugliesi hanno capito che cosa ha fatto Michele Emiliano, soprattutto nella gestione del Covid, perché mi spiace dare ragione alla Laricchia, ma sono da questo punto di vista bisogna essere onesti intellettualmente. Emiliano ha fatto un disastro, non c'è più il servizio di prossimità. Okay. E questo ha purtroppo evidenziato le grandi lacune della sanità a livello pugliese. Ha chiuso 22 ospedali, non ne ha aperti 5, le liste d'attesa sono interminabili. E tornando al Covid, voi sapete in Puglia quanto tempo ci vuole per avere un risultato di un test del tampone per il Covid? Quasi 11 giorni. Allora, quindi, sono problematiche che aveva sollevato anche la professoressa De Vito. Stiamo alle questioni politiche, con lei. Andiamo alle... Non voglio, guardi che mi conosce bene, non scappo. Sì, ma io ho poco tempo, è questo allora, il tema. Gentiloni dice una cosa che noi ormai diciamo da tempo. Il problema è che non deve convincere noi, deve convincere, visto che vuole una risposta politica, deve convincere il suo governo, il governo di Gentiloni, deve convincere il partito alleato in questo momento col Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, che non vuole il MES. Noi da sempre diciamo il MES che conoscevamo non è lo stesso MES di oggi. Quindi non ci sono condizionalità e non ci saranno. Lei si impegnerà a sua volta a convincere Fitto, se diventasse presidente della Puglia, a chiederlo il MES, a prescindere da quello che chiede e ritiene Giorgia Meloni?
Io penso che Raffaele Fitto sia persona saggia e quando poi uno guarda certo. Le casse della sua regione deve fare di necessità virtù. Qua, utilizzando i soldi del MES che vengono, ricordiamo, l'unica condizione certo. che c'è è quella che debbano essere utilizzati per la sanità, significa toglierli da un'altra chiaro. Voce del bilancio della regione o dello Stato. Quindi se posso utilizzare dei soldi che qualcuno mi regala, perché di fatti di questo si tratta, e quei soldi che invece mi avanzano posso utilizzarli per altro, per infrastrutture, certo. per il lavoro, per abbassare le tasse, per ridurre la burocrazia, per quale motivo? Dovrei andare in pubblicità perché tutti mi chiedono di farlo, ma per cortesia voglio chiudere questa riflessione con Manfellotto sulla scuola. Però Bruno, ti prego, una risposta telegrafica da contare nelle decine di secondi. Beh, con la domanda qual era, scusami? Quella sulla scuola, che diventa un grande ufficio di collocamento. Io spero solo che, no, non lo voglio chiamare un ufficio di collocamento, spero solo che la selezione di decine di migliaia di docenti avvenga nel segno della qualità. L'unica cosa che non ci possiamo permettere è che arrivino docenti casuali o poco preparati, quindi mi auguro che la selezione sia fatta con i livelli, con criteri giusti e che la qualità sia alta. Io vado gratis. Allora, grazie a tutti quanti, sono in un ritardo clamoroso, ma dovevo questa risposta a Bruno Manfellotto. In pubblicità, a tra poco. Mambo italiano. Mambo italiano. Eccoci di nuovo in onda con l'aria che ti restate, un minuto è trascorso, dopo mezzogiorno è già pronta Adriana Bellini per i titoli del TG. Buongiorno Adriana. Ciao, buongiorno Francesco. Allora oggi ci sono molte notizie nel nostro telegiornale, a partire dall'economia, che è la cornice che tutto tiene. Ci sono dei dati diffusi dall'Istat in merito alla disoccupazione, dei lievi segnali di ripresa nel post-lockdown, ma questo naturalmente in un contesto che resta ancora difficilissimo. Complessivamente negli ultimi mesi la disoccupazione è ulteriormente cresciuta, in particolare quella giovanile, che è tornata sopra il 30%. Poi naturalmente parleremo della scuola, si riprende a partire dai corsi di recupero, l'avvio ufficiale, il suono della campanella, sapete, sarà il prossimo 14 settembre e sono state definite le modalità per evitare il contagio. Poi ci sono anche dati, notizie che arrivano dalla Libia, perché il nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio è atterrato a Tripoli, incontra il capo del governo libico al-Serraj. Sono tanti i punti da discutere che ci riguardano molto da vicino, ma ci sono anche altre notizie dall'estero, a cominciare da Donald Trump che minaccia il pugno di ferro contro i manifestanti del Black Lives Matter. Quindi a tra poco, alle 13.30. Grazie Adriana, noi ripartiamo dalla scuola, ci ricollegheremo tra pochissimo con l'Istituto Cobianchi di Verbania, che tempestivamente ha dovuto chiudere la scuola per via di una positività, e ci domanderemo se il Paese è pronto ad affrontare quella che tutti si aspettano come una nuova crescita dei contagi. Saluto e ringrazio di essere qui in studio Marianna Aprile, giornalista di Oggi. Saluto Nino Cartabellotta, Fondazione Gimbe, ha dedicato i mesi di questa pandemia a studiare anche i numeri del contagio. Saluto Claudia Terzi, assessore regionale in Buongiorno. Lombardia. Vedo Buongiorno. Che siamo collegati anche con una seggiola dietro la quale svettano delle bandiere. Tra poco lì si siederà la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. Pubblicità, una brevissima pausa e da lì ripartiamo. Mambo italiano. Mambo italiano. Di nuovo all'aria che tira estate, lo dicevamo, è il giorno in cui la scuola riparte lentamente con i corsi di recupero. All'Istituto Cobianchi di Verbania, da dove ci siamo già collegati, questi corsi di recupero purtroppo oggi non si tengono perché
c'è stato un positivo. La scuola è stata chiusa e sanificata. La nostra Isabella Ciotti però sta approfittando di questa visita per raccontarci come si stanno preparando le scuole. Isabella, torno da te, ma lasciami esprimere ancora una volta il mio disappunto, perché è la seconda volta che ti vedo in una scuola e per la seconda volta vedo i banchini ma senza le ruote. Ancora una volta sono i banchini statici. Lo sapevo, ti devo chiedere scusa Francesco, purtroppo pecco sempre su questa cosa dei banchi. Ti posso assicurare che anche qua stanno arrivando. La richiesta, mi spiegava il professor Agrati che è qua al mio fianco, è stata fatta per circa una trentina di banchi, perché la scuola necessitava di un numero inferiore, avendo, come forse puoi vedere, già dei banchi monoposto abbastanza piccoli, quindi diciamo che assicurano un certo distanziamento, ma i famosi banchi con le rotelle arriveranno. Se vuoi Francesco, io rimango qua ad aspettarli, così quando li abbiamo te li mostro il prima possibile. Intanto ti presento, te l'ho già presentato, il professor Agrati, che è il professore di disegno e storia dell'arte, e ti presento anche Savino Bombace, che è presidente del consiglio di istituto e soprattutto papà di Alfredo, che fa il quinto qua. E volevo, se me lo consenti, fare subito una domanda al professore, visto che, come dicevi, ci si sta preparando. Volevo chiedere al professore quali sono le criticità che vede, diciamo, superato questo primo test, questo primo scoglio, per i prossimi mesi. Allora, la prima criticità grossa è quella dei trasporti, ahimè. Perché? Perché, notizia di questa mattina, l'80% sarà il grado di utilizzo degli autobus. Pertanto noi abbiamo un problema, una scuola molto grossa, 1800 studenti. Come abbiamo pensato di risolvere questo problema? Cercando di alternare le lezioni in presenza e lezione in Meet. Facendo come? Non tutti a caso, tutti a scuola, ma una settimana viene una classe e la settimana dopo fa lezioni online. In questo modo alterniamo e riusciamo a lasciare a casa, diciamo non in presenza, Agrati, circa 300-400 studenti. Mi faccia fare una domanda. Questa alternanza tra lezioni in presenza e lezioni a distanza, siete costretti ad adottarla per via dei trasporti o forse per via del fatto che non ci sono sufficienti classi per ospitare tutti gli studenti con le nuove regole del distanziamento? Allora, diciamo che innanzitutto quello che le ho detto è vero parzialmente, nel senso che vale per le classi del triennio, quando i ragazzi sono grandicelli e sono abituati, diciamo, a lavorare, chiamiamolo in DAD, didattica a distanza, già dall'anno scorso. Prima e seconda invece no, faremo tutte lezioni in presenza. Rispondo alla sua domanda, allora, vale uno e vale l'altro, nel senso che noi andiamo incontro alla richiesta delle aziende di autotrasporti, con i quali ci siamo trovati settimana scorsa in provincia, ci ritroveremo ancora la prossima settimana, che ci hanno richiesto appunto un aiuto per limitare gli afflussi. E d'altra parte viene molto utile anche a noi, inutile negarlo, perché in una scuola così grande dobbiamo riuscire a regolamentare non solo gli afflussi, per cui apriremo non solo più due entrate tradizionali, ma sei ingressi. Voglio dire, diciamo che viene comodo anche a noi. Ecco. È uno sforzo incredibile quello che tutti i dirigenti e gli insegnanti stanno facendo per l'avvio di questo anno scolastico. Prof, io le chiederei, se ha qualche tempo da dedicarci, di restare con noi, anche perché è collegata Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, e magari tra poco potrete anche dialogare. Prima di dare la parola a lei e agli altri ospiti, però fatemi cominciare con Marianna Aprile. È un piacere averti qui con me in studio. E la domanda che ci siamo rivolti oggi è: dopo questo primo accordo trovato tra Regione e Governo, il Governo ha superato il suo primo esame? Questa è la domanda che ti vorrei fare, ma visto che scrivi per un giornale oggi che è finito agli onori delle cronache per questa foto del Ministro degli Esteri, Di Maio, ovviamente lui, che ne pensi di questa foto? È una foto delle vacanze di un personaggio pubblico finita su un settimanale popolare, come ce ne sono state mille altre e come ce ne sono e ce ne saranno tutte le volte che un personaggio pubblico decide di andare in vacanza in luoghi
non appartati e a rischio paparazzi. Allora, credo che sia un rischio calcolato. È un rischio calcolato, e il rischio calcolato è anche quello della ironia del web, perché tutti si sono domandati, ma diamine, questa espressione così poco ministeriale, la ragione la trova Sarks 88 con questa splendida interpretazione della, del volto. Ma questo era un modo che posso per non commentare. Per sorridere, ovvio, stiamo sulla scuola, stiamo su cose serene, ma fa parte anche della scuola scherzare tra i banchi per alleggerire la difficoltà delle lezioni. Torniamo seri. Torniamo seri e ben venga l'accordo governo-regioni, ovviamente. Rimangono sul tavolo, come era forse prevedibile, tutta una serie di zone grigie che possono essere, diciamo, chiarite solo nello specifico delle singole situazioni dagli attori di quelle specifiche situazioni. L'abbiamo visto con il collegamento che avete fatto adesso da Verbania. Ci sono poi accordi, diciamo, molto locali sulla gestione degli spazi a disposizione, degli spazi in autobus a disposizione. Quindi diciamo che il punto di arrivo è di buon senso, con delle cose che oggettivamente fanno un po' pensare, cioè il tira e molla sulla capienza degli autobus che il CTS aveva fino a venerdì indicato al 50% e che è stata portata all'80%. Cioè sembrano questioni molto, molto mediatiche, molto strumentali su qualcosa che di fatto ha a che fare con l'unico compromesso possibile per far tornare, certo, i ragazzi a scuola. Quindi credo che tutte le obiezioni che in questi giorni si sono sollevate sull'iter per il ritorno a scuola siano in gran parte legate a una eccessiva mediatizzazione delle trattative che hanno portato alla cosa. È un eccessivo carico di aspettative sui banchi, sul metro, poi è diventato distanza buccale, poi è diventato se stai fermo ti togli la mascherina. È un problema fondamentalmente di comunicazione e di annunci troppo manichei, troppo perentori, che non aggrediscono troppo la realtà. Non c'è un problema anche legato a quanto queste trattative siano state tardive e dall'altro l'attenzione ossessiva sui banchi e così poco su una cosa incredibilmente importante, come ha detto il professor Agrati, la didattica a distanza è stato un vero incubo per tanti genitori nella fase del lockdown. Sì, è stata veramente una prova durissima per tutte le famiglie, perché noi immaginiamo sempre le famiglie delle pubblicità, no? Con queste case belle, grandi, illuminate, papà col computer, mamma con l'iPad, i bambini col telefonino, tutti organizzati. La realtà ovviamente per molti è molto diversa da così. 12 milioni di italiani non hanno una connessione neanche paragonabile a quella di un telefonino qualsiasi, di quelli, certo, che abbiamo in mano. E quindi no, è stato veramente uno stress psicofisico e permettetemi, affettivo, certo, cioè, nelle famiglie si sono create delle fratture. Mi chiedo appunto, e approfitto della presenza dell'onorevole Zampa qui, cosa sia stato messo in campo per, nell'eventualità che si debba tornare a quelle, certo, a quelle modalità lì, che mi sembrano non siano escluse, insomma, che non siano, anche in base a quello che diceva Speranza, certo, ieri nel suo incontro. Sandra Zampa, questa domanda ne aggiungo una io. Tutto risolto dopo l'accordo Stato-Regioni o le difficoltà iniziano adesso? Verbania è un caso che rischia di diventare un caso di scuola, e poi non si è capito. Oggi sulle cronache romane del Messaggero leggevamo della possibilità dei vigili anti-assembramento fuori dalle scuole. Che ne pensa? Penso che i controlli siano doverosi e che l'assembramento sia proprio una delle cose che assolutamente dobbiamo cercare di evitare. Io appartengo a una categoria, credo che sia minoritaria, che ritiene che la consapevolezza e, come dire, l'educazione debbano prevalere, e confido anche nel fatto che i nostri ragazzi siano perfettamente in grado di comprendere che devono evitare gli assembramenti. Detto questo, però, i controlli sono doverosi. Se ne fossero stati fatti di più, magari durante l'estate nelle discoteche o laddove noi abbiamo visto, fotografato persino, assembramenti continui, forse oggi avremmo qualche numero diverso, magari non sensibilmente diverso, ma diverso. Io non sono in grado di rispondere alla domanda che mi ha fatto la dottoressa Aprile, che ho ascoltato e apprezzato molto nella parte che ha dedicato alla mediatizzazione. Sono anch'io una giornalista, conosco la dinamica, e la dinamica è che poi
Intanto ci sono delle cose facili su cui ci si può esercitare. Il banco è sicuramente uno dei temi più facili e anche divertenti. Qualche volta è vero che le istituzioni offrono il destro a cose assolutamente esilaranti. Io stessa ieri, per esempio, incrociando alcuni del CTS, ho detto mi raccomando evitate, non vi dico che cosa, perché sennò tutti ridono. E loro mi hanno detto che adesso ce lo deve dire il sottosegretario, non può tirare volte fare il sasso e poi non mostrare la mano, sennò non si può, non si la può. La teniamo sequestrata qua finché non ce lo dice, insomma, anche se siamo a distanza. Non si può, perché ci sono ogni tanto dei passaggi che oggettivamente fanno venire da ridere, cioè si prestano a un'ironia che poi diventa il cavallo, diciamo, però di Troia col quale si cerca un attacco frontale a persone che invece meritano tutt'altro. Il CTS merita tutt'altro. Guardi, io li ho visti lavorare, vedo come si impegnano, ho visto i verbali di sabato, di domenica, la notte. Cioè questa è gente che si è messa lì e per una gran parte di loro è un lavoro in più, voglio ricordare. Cioè il professor Locatelli, il professor Richeldi, faccio dei nomi, Ranieri Guerra, cioè è tutta gente che c'ha anche il professor Ippolito, certo, che fa anche un altro lavoro e questo si è aggiunto a tutto il resto. Quindi c'è un lavoro molto serio, un impegno anche internazionale molto importante. Certo. I problemi che l'Italia ha sulla scuola, andate a vedere, ma so che la dottoressa Aprile li conosce persino meglio di me. Sui media internazionali è uscito di tutto anche lì, perché davvero è difficile. Quindi io apprezzo molto la soluzione di Verbania. Quella lì è la dimostrazione che bisogna che noi anche cambiamo l'atteggiamento. Bisogna lavorare anche in modo creativo per rispondere a questa vicenda. Dobbiamo tenere duro fino a quando arriva il Covid, evitando che quello che oggi è un problema, perché fino a quando lo avremo, diventi però una tragedia, oppure un problema molto grave. Noi siamo andati a Verbania proprio per questo, non per fare allarmismo né per quale curiosità morbosa, ma per vedere come ci dovremo trovare quando il Covid ritornerà. Tra poco parleremo con Nino Cartabellotta su come questo virus potrebbe tornare, provando ad analizzare anche le curve del contagio. Però c'è un paese che vuole ripartire proprio dalla scuola. Restiamo in Piemonte, dove da ieri sono ripartite le attività per i più piccoli, asili e materne. È necessario che i bambini vadano all'asilo e che un po' il mondo riparta. Ormai sono mesi che ce li abbiamo a casa e io lavoro da casa. Asili, si riparte a Macchia di Leopardo in provincia di Torino, dove alcune strutture addirittura non riapriranno prima del 14 settembre. Saranno proprio gli asili a fare da apripista alla scuola in tempo di Covid, così le strutture hanno dovuto adeguarsi. Utilizzeremo la mascherina, che è una FFP2. Abbiamo poi i guanti che vengono indossati al momento dei cambi. Per il momento del cambio e della pappa una visiera, per cui ci protegge, verrà messa così. Protocolli rigidissimi e regole stringenti, che significa nuovi costi da sostenere. Sono assurde, perché abbiamo dovuto raddoppiare le rette. Ci hanno dato, siamo passati da 1 a 10 a 1 a 5. Io maestra avrò i miei 5 bambini e le altre maestre avranno i loro 5 bambini. Non ci si potrà scambiare, questo qua è un gruppo fisso. Per riaprire in sicurezza abbiamo assunto una ragazza in più. Abbiamo assunto una cuoca. A livello economico è stato un bagno di sangue. Tante mie colleghe hanno dovuto chiudere il servizio. Non ci è stato dato nulla, assolutamente nulla. Hanno parlato di aiuto alle rette che io a oggi non ho visto. Lo zonizzatore è questo che abbiamo preso noi. Costa circa 1.200 euro.
Ma sul versante genitori, la voglia di normalità prevale nettamente sui timori di contagio. Mia moglie lavora in ospedale, per cui se non si è presa fino adesso... Penso che ci sia lo stesso rischio che c'è altrove e che bisogna imparare a gestirlo per poterci convivere. I bambini sono forse quelli che sono un pochettino più protetti e meno, hanno meno rischi di contagio. Correremo il rischio, perché ormai bisogna fare così. Allora, Nino Cartabellotta, oggi Repubblica ospita un interessante sondaggio di Ilvo Diamanti che fotografa come la paura degli italiani nei riguardi del virus non solo è ancora alta, ma è crescente dopo il mese di vacanze che ci siamo concessi, forse con un po' troppa spensieratezza. È fondata questa paura? Io credo che la paura sia un sentimento positivo se ci induce a dei comportamenti virtuosi. Diventa pericoloso quando la paura poi diventa anzi eccessiva. Quello che è successo, come lei giustamente ha detto, è forse un eccessivo allargamento delle maglie, perché noi ci siamo rasserenati quando abbiamo visto i numeri di inizio fine giugno che riflettevano di fatto quello che era un lockdown lungo e rigoroso, che ribadisco l'Italia ha fatto come nessuno dei paesi europei, sia in quanto a intensità sia in quanto a durata. Quello che è interessante però è che noi dalla terza settimana di luglio, o data fino alla quale noi avevamo una media di circa 200 contagi al giorno, quindi 1400 casi settimanali, la curva è in progressiva salita e di fatto nell'ultima settimana i 1400 casi in media sono quasi giornalieri. Quindi che siamo di fronte a un incremento dei nuovi casi settimanali, questo è assolutamente realistico. È altrettanto vero che la maggior parte di questi casi sono asintomatici. Quello che però preoccupa è che questo accumulo di casi asintomatici, che poi dobbiamo ricordare sono sempre una parte di quelli che noi realmente esistono, si comincia a riflettere da qualche settimana anche sull'incremento dei pazienti ospedalizzati e in misura minore su quelli della terapia intensiva. Quindi noi non dobbiamo guardare solo i numeri in termini assoluti e soprattutto non confrontarli a quelli della prima fase dell'epidemia, dove guardavamo soltanto la punta dell'iceberg. Noi adesso stiamo cominciando a guardare quello che c'è anche sotto il pelo dell'acqua, ma vanno mantenute tutte le precauzioni che le istituzioni ci raccomandano. Ci avete insegnato in questi mesi a non soffermarci al dato giornaliero, e allora noi, con l'aiuto di un matematico che è diventato amico di questa trasmissione, Giovanni Sebastiani, abbiamo provato a ragionare sulle tendenze. Questo grafico che immagino lei riesca a vedere, appunto, è un grafico che ci dice come i ricoveri non in terapia intensiva sono cresciuti, ancorché ancora a dei livelli assolutamente sostenibili per il nostro sistema sanitario nazionale. Lei crede che con la ripartenza delle scuole, la messa in movimento di 10 milioni di ragazzi, questa curva rischia di finire fuori controllo? Ma guardi, questo dipende molto da quanto i giovani, che in questo momento rappresentano il principale bacino di contagio, in qualche maniera applicheranno tutte quelle che sono le misure di distanziamento sociale, mascherina e soprattutto evitare gli assembramenti. Quello che è il dato, diciamo, netto è che se noi guardiamo quello che era il numero dei pazienti ricoverati al 28 luglio, prendo un dato che ho sotto mano, che erano 749 casi, a ieri sono diventati 1382. È evidente che questa tendenza, questo trend è in crescita. La cosa importante è non fare superare, come è successo nei mesi di marzo e aprile, quella che è la capacità recettiva del Servizio Sanitario Nazionale, perché il grande problema e anche il grande incremento della letalità che noi abbiamo avuto nei mesi di marzo e aprile è stato legato prevalentemente a all'effetto sorpresa, b a quel sovraccarico che ha colpito in particolare alcune regioni. Quindi è ovvio che noi assisteremo a un incremento dei casi anche ospedalizzati, anche in terapia intensiva. Non ci sarà l'effetto sorpresa, però non alimentiamo questo numero di pazienti che si aggrava. Devo coinvolgere Claudia Terzi, però dottor Cartabellotto, ancora due domande secche da rivolgerle rispetto anche agli accordi trovati ieri tra Stato e Regione. Mascherine, giusto che i ragazzi non le indossino se stanno seduti al banco? Ma guardi, il vero problema è che noi ci siamo concentrati per mesi su due cose, distanza e mascherine. In realtà ci sono altri aspetti: quanto è affollato l'ambiente, se la reazione è adeguata o inadeguata, se si sta in silenzio, si parla, si grida o si canta. Quindi anche alla luce di tutti questi fatti, di questi elementi, proprio il British Medical Journal qualche settimana fa ha pubblicato una mappa molto interessante che può essere una guida anche per valutare e applicare in maniera, diciamo, personalizzata quelle che sono le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Se io dovessi rispondere in maniera secca,
direi che se ci sono tutta una serie di condizioni tra virgolette no. favorenti, si potrebbe anche fare a meno della mascherina, però ripeto, questo quanto è ai trasporti e la decisione di lasciare libera un posto sugli autobus ogni 5 e di riempirli tutti se il tragitto è inferiore a 15 minuti garantisce la sicurezza dei nostri figli? Allora, in termini assoluti questo è difficile dirlo perché, ripeto, ci sono degli altri fattori che influenzano, qual è per esempio la reazione, questo è un aspetto di cui si è sempre poco parlato. È evidente che all'incremento dell'affollamento dell'ambiente e quindi del tasso di occupazione dei mezzi di trasporto aumenta la probabilità di contagio. Quello che è ragionevolmente certo affermare, ed è una consapevolezza che deve essere politica della scuola e dei genitori, che la riapertura delle scuole a rischio zero contagio non è possibile farla. Dobbiamo minimizzarlo, ma a rischio zero non è possibile. Certo. Come riparte la scuola in Lombardia, Assessore Terzi? Beh, riparte con una carenza che è ormai costante, cronica e che si ripete anche quest'anno, cosa ancora più grave, nonostante le assunzioni, seppur a tempo determinato, che sono state annunciate, di insegnanti ovviamente, quindi abbiamo questo deficit ormai strutturale di insegnanti, quindi temo che non ci sarà solo il problema di portare gli alunni a scuola, essendo l'assessore ai trasporti vi posso assicurare che è una cosa su cui stiamo lavorando da settimane, se non da mesi, proprio per evitare di avere il problema che in qualche modo richiamava prima il vostro ospite, l'insegnante di Verbania e ovviamente c'è un problema di, come posso dire, di organizzazione strutturale delle scuole, nel senso che A, la didattica diffusa, la scuola diffusa, B, la scuola leggera e l'edilizia leggera sono probabilmente bei proclami, sono sicuramente delle belle intenzioni ma non immediatamente realizzabili nella maggior parte dei casi e soprattutto poco efficaci. Pensate che la famosissima scuola diffusa, quella di cui si è parlato tanto qualche settimana fa, prevedeva il, come posso dire, la predisposizione di aule disseminate nei vari territori. Se noi, io da assessore ai trasporti continuavo a decepire, scusate, ma noi faremo molta fatica a portare i ragazzi in una scuola, in un plesso scolastico, figuratevi se poi dobbiamo pure dividere questo plesso scolastico o andare a recuperare 5 sedi del plesso scolastico su un unico territorio, capite che qualche problemino in più ce l'abbiamo, i ragazzi stanno in giro di più, stanno più sui mezzi di trasporto con tutte le conseguenze del caso. Noi ci siamo impegnati moltissimo per fare in modo a di assicurare un servizio di trasporto ai nostri studenti e le agenzie della Regione Lombardia è organizzata con delle agenzie territoriali che si occupano del trasporto pubblico locale, lo hanno fatto ben prima delle linee guida per la scuola e ben prima dell'accordo di ieri, in caso contrario non saremmo mai riusciti a garantire un servizio di trasporto pubblico e l'abbiamo fatto con la collaborazione di molti presidi, dirigenti, ma chiamiamoli presidi un po' alla vecchia maniera, che per esempio in alcune province e in alcune città hanno aderito al famoso scaglionamento, prevedendo in particolare per le superiori che come sapete sono quelle che hanno una, come posso dire, un'affluenza di ragazzi che spesso e volentieri arrivano anche da distanze importanti, quindi per cui certo. Non è facile pensare a uno scaglionamento di 10 minuti, si è arrivata all'ipotesi di scaglionamento di 2 ore, quindi con entrate alle 8, entrate alle 10, uscite all'1, uscite alle 2. Questo ovviamente unitamente a una implementazione, un aumento della capacità di trasporto dei mezzi che era ferma al 50-60% e portata all'80%, ci dice e ci fa ben sperare, insomma, per la gestione non mancheranno i disagi, questo non possiamo escluderlo al 100%, certo. Ma è un lavoro che allora, insomma, l'impegno da parte di tutti è sicuramente sincero e molto reale. Dopodiché Zampa, l'assessore leghista, diceva siamo stati lasciati soli e con poche risorse. Prima di farle rispondere però le vorrei aggiungere un passaggio che riguarda un altro tema, quello dei tamponi, perché anche su quel fronte c'è un grande caos, proprio nel momento in cui il governo Consileri annuncia i 300 tamponi al giorno. Ebbene, vi voglio far sentire la testimonianza di un medico, 300.000 al giorno, di un medico chirurgo all'Istituto di Tumori Regina Elena Roy De Vito, che si è trovato davanti a un caso paradossale ma anche inquietante. Sentite un po'. I figli della mia attuale compagna, che sono due ragazzi di 25 e 28 anni, erano in vacanza in Sardegna a Portocervo. Uno dei due in compagnia anche della sua fidanzata. I ragazzi erano assolutamente asintomatici, tutti senza febbre e si sentivano benissimo. La mia compagna organizza subito il test rivolgendosi al laboratorio di una prestigiosa struttura. Arriva a casa il professionista per il tampone, ricevo un WhatsApp dalla mia compagna. Meno male, tutti negativi. Ma che tipo di analisi è? Mi sono domandato.
un test rapido per il tampone? Io mi documento, studio e capisco che il tampone rapido non ricerca il virus come il tradizionale, ma l'antigene virale. L'indomani viene eseguito il tampone classico e dopo 3 ore e mezza, che ripeto è il tempo tecnico giusto per eseguire e avere una risposta, arriva il risultato. Tutti e 3 positivi. La carica virale è elevatissima. Se non fossi stato diffidente e malfidato e non avessi fatto fare il secondo tampone, ora i ragazzi starebbero in giro come liberi untori, tranquilli della loro negatività, ma invece forti portatori di contagio. Ma stiamo parlando dello stesso test che viene fatto negli aeroporti? Sì, è lo stesso. E quindi, quanti falsi negativi girano a questo punto in Italia a rientro dalle vacanze? Sandra Zampa, la chiarezza di De Vita non necessita di domande ulteriori. È un problema molto inquietante quello che sta ponendo. Non è una novità che quel tipo di test abbia dei margini di errore, lo abbiamo sempre saputo, bisognerebbe capire bene che test è, di che qualità è, non sono in grado di esprimermi su questo. Ha fatto molto bene segnalare il caso e penso che sarà opportuno che la Regione Lazio intervenga e faccia diciamo un esame di quello che è accaduto. La questione dei tamponi è una questione importantissima. In questo momento, come è noto, la proposta di 300.000 tamponi è una proposta che è stata fatta. Il Ministero ovviamente la valuta, nel senso che c'è attenzione a questa proposta. Bisogna naturalmente che sia praticabile, perché quello che bisogna evitare è che poi si arrivi a soluzioni invece che appunto magari non tutelano nessuno. Di certo il numero dei tamponi oggi è aumentato enormemente, di certo non abbiamo più il problema che avevamo, ahimè, all'inizio sui reagenti, su quello che mancava. Certo. Più se ne fanno, l'ha detto benissimo il professor Cartabellotta poco fa, ora noi stiamo guardando cosa c'è, non solo la punta dell'iceberg, ma stiamo andando a cercare. Più cerchi e più isoli, certo, e più tu tieni lontano il virus dagli altri, quindi ne fermi la diffusione. Perciò è persino superfluo che io sottolinei la necessità di andare fortemente in questa Mariana direzione. Mariana Aprile, ti vorrei far ragionare sul alla fatto che... assessora, sì. Prego, torno tra poco per la replica. Beh, intanto volevo salutare l'assessora Terzi. No, ci siamo trovate a Bergamo, volevo salutarla. Stanno lavorando in maniera, mi sembra... così come Verbania, cioè io sono convinta che in realtà noi dimostreremo di sapercela cavare, magari dopo aver litigato. Ma perché, Mariana Aprile, te lo chiedo anche a titolo personale, visto che hai vissuto un'esperienza di isolamento volontario. Non era volontario, era proprio obbligatorio. Sì. Si punta sui tamponi rapidi perché i tamponi tradizionali, quelli efficaci, hanno dei tempi di risposta lunghissimi. In realtà non sono lunghissimi, nel senso che io in quella quarantena supplementare ho fatto 2 tamponi, uno alla fine e uno intermedio per ragioni, cioè avevamo bisogno di sapere in tempi rapidi perché ero entrata in contatto con persone fragili. E, in realtà l'ATS di Milano il risultato lo ha disponibile, lo mette online nel fascicolo elettronico del paziente nel giro di poche ore, diciamo il tampone fatto la mattina sarebbe stato online alle 7 di sera. Poi insomma bisogna essere cittadini un po' più responsabili di me per essere registrati al sito eccetera e quindi consultarlo, certo, quindi ho dovuto aspettare giorni per colpa mia e non per colpa del risultato, però in quel caso, ed era però un mese fa abbondante, quindi i numeri erano molto diversi, non c'erano ancora i tamponi degli aeroporti, non c'erano ancora, diciamo, non c'era l'impennata che abbiamo visto nella curva che avete mostrato, quindi nel mio caso specifico tutto ha funzionato veramente come un orologetto svizzero, ma credo fossimo in 4 a Milano ad agosto. Segnalazioni di turisti intercettati dalle nostre telecamere a Civitavecchia che hanno aspettato più di una settimana. Ma anche a Milano ho amicizie insomma di persone che stanno ancora aspettando il risultato, però posso fare una domanda? Certo. Cioè, se siamo d'accordo tutti che il grande imbuto per la gestione di questa cosa sono i tamponi, perché da lì non si scappa, no? Il monitoraggio vero parte da lì. E se, come abbiamo sentito dalla testimonianza di Roy De Vita e come chiunque di noi può aver raccolto altre testimonianze nel suo entourage,
La domanda vera è, si sta investendo dal punto di vista proprio di paese, no? Così come abbiamo investito, il commissario Arcuri ha investito nelle macchine per produrre le mascherine perché fossimo autonomi, nell'approvvigionamento di reagenti, eccetera. Stiamo investendo nella ricerca di un tampone attendibile, certo, più di quelli che abbiamo sentito citare ora, con risultati però in tempi più rapidi, perché quello sarebbe il discrimine. Guardi, cioè, evitare di mandare in giro falsi negativi. Ritorno da lei, poi arrivo da Cartabellotta, perché noi abbiamo provato a mettere insieme un po' i numeri di tamponi quotidiani. 11 marzo, giorno del lockdown, 12.000 tamponi. Un mese dopo se ne facevano 56.000. Il 18 di maggio, giorno in cui di fatto cade il lockdown, 36.000. Al 30 di agosto siamo sotto i 100.000. Si sta investendo abbastanza, chiede Marianna Aprile. La chiede a me? Certo. Dunque, Marianna Aprile ha chiesto una cosa diversa, mi scusi. Ha chiesto se si sta investendo in un tipo di tampone molto rapido e molto efficace. La risposta è sì, ci sono molte ricerche in corso. C'è per esempio una ricerca che riguarda il prelievo della saliva, che dovrebbe affinarsi molto e che darebbe una risposta addirittura in 15-20 minuti. Quindi ci sono molti investimenti nella ricerca in corso, varie ricerche stanno uscendo. Occorre aumentare i tamponi, io l'ho detto anche poco fa, lo sforzo deve essere massimo da parte, non tutte le regioni sono allo stesso livello, molte regioni riescono a fare un grande numero di tamponi, io parlo della mia ovviamente che conosco bene, il Veneto anche continua nel suo percorso da questo punto di vista molto intenso, bisogna affinare possibilmente le tecniche e certo, dall'altro lato aumentare molto il numero. Professor Cartabellotta, esiste un tampone che sappia tenere insieme l'efficacia e l'infallibilità del responso e la velocità della risposta? La risposta è no, nemmeno il tampone tradizionale, quello fatto con PCR, garantisce una sensibilità del 100%. Ricordo che la sensibilità è la capacità di identificare i soggetti infetti. In particolare nei primi giorni dell'infezione il tampone può essere falsamente negativo, tanto che il gold standard di diagnostico viene considerato la PCR sul lavaggio broncoalveolare, che non può essere un test di routine. Quindi noi ci accontentiamo di un silver standard, che è il tampone, che non ha una accuratezza diagnostica importante. Tutti gli altri test rapidi purtroppo soffrono di sensibilità più basse rispetto al tampone tradizionale, che oggi dalla comunità scientifica internazionale viene raccomandato come unico test al momento per effettuare la diagnosi. Poi è chiaro che in situazioni dove non è possibile fare un numero molto elevato di tamponi vadano bene i test rapidi, si utilizzano anche i test serologici seppur in maniera non appropriata, e soprattutto dal punto di vista numerico io ricordo sempre che rispetto ai tamponi totali noi dobbiamo considerare solo i casi testati, perché circa un terzo sono tamponi che vengono ripetuti per verificare la guarigione o per altre ragioni comunque sullo stesso soggetto. Quindi la capacità di testing di una regione non si valuta sul numero totale di tamponi ma sui casi testati, perché fa vedere quanti ne andiamo a cercare. E allora, certo, mi si permette di lanciare una provocazione. Si è tanto discusso di quella che sarebbe, utilizzo il condizionale, la riduttanza di alcuni docenti di sottoporsi al test sierologico, che ripeto ci direbbe relativamente poco. Probabilmente sarebbe molto più efficace e costo efficace decidere di sottoporre a tampone soprattutto una certa fascia di età di studenti, in particolare quelle delle scuole superiori, perché sappiamo che stanno contribuendo a quello che, certo, è l'incremento dei contagi, anche per il fatto che hanno passato un'estate particolarmente allegra. Quindi in termini complessivi, ecco, il fatto che un docente non si sottoponga a test sierologico ha molto meno impatto di quello che non si sottopongono a tampone 25 studenti di 16, 17, 18 anni. Sandra Zampa, ritorno da lei per rispondere a questa provocazione, però prima ci dobbiamo prendere una piccola pausa, tra poco. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Io non ho mai fatto il vaccino, ma penso che lo farò quest'autunno.
Legato alla paura del Covid, questa scelta. Certo. Da una parte gli inviti della comunità scientifica ad aumentare la copertura vaccinale, dall'altra le difficoltà delle case farmaceutiche a far fronte all'aumento di richieste. Le regioni, infatti, hanno già acquistato molte più dosi dell'anno scorso. In Lombardia, l'80% in più. Anche le notizie degli ultimi giorni hanno allarmato le persone che forse più degli altri anni sono venute a chiederci: ma ci sarà questo vaccino? Bene, io dico che questo vaccino ci dovrà essere. Il vaccino anti-influenzale resta gratuito e garantito per le categorie a rischio, ma se non si trova a pagamento in farmacia, denuncia Federpharma, resterà scoperta la popolazione attiva, che è quella più contagiosa. Quindi chiedo a tutte le autorità competenti di fare, diciamo, bene i conti e quindi di riportare sul territorio quel milione di dose che devono essere vendute al pubblico. Chi non è considerato a rischio non può vaccinarsi dal medico di base e le farmacie restano quindi l'unico presidio. Abbiamo chiesto conto alla Regione Lombardia di questa carenza, senza però ricevere risposta. Un tema che va affrontato e speriamo che le autorità riescano a gestirlo e riescano a muoversi in tempo. Penso che quest'anno sia il caso che tutti lo facciamo, con quello che è successo sarebbe il caso. Penso che in questo momento ci sia più sensibilità, quindi ci sia più interesse da parte delle persone anche senza una stretta necessità. È capitato anche negli anni passati, è capitato con l'aviaria, è capitato con la SARS. Su richiesta di Federpharma, il Ministero della Salute ha indetto per oggi un tavolo di confronto proprio sulla mancanza di vaccini nelle farmacie. No, quest'anno lo faccio di sicuro con quello che c'è in programma. Claudia Terzi, riparto da lei. La Lombardia è stata la regione più colpita dal coronavirus. Una campagna vaccinale poderosa contro l'influenza potrebbe rendere più invulnerabili i suoi concittadini. A che punto siamo? Anche in Lombardia ci sono i problemi nell'approvvigionamento del vaccino. Beh, io posso dirle che già oggi abbiamo acquistato l'80% in più di dosi rispetto all'anno scorso, siamo a 2 milioni e 4 di dosi acquistate, ci stiamo preparando per dare l'avvio alla campagna vaccinale secondo le indicazioni del Ministero della Salute, quindi a partire da ottobre, partendo ovviamente dalle persone più fragili e più a rischio, quindi gli anziani over 65, soggetti con patologie, i sanitari e i bambini portata fino a 6 anni, per cui addirittura, diceva il mio collega Gallera, l'assessore del welfare ieri, verrà utilizzato un vaccino spray per evidenti motivi di gestione ovviamente di un determinato tipo di approccio. Ecco, quindi insomma ci stiamo muovendo, è ovvio che certo. Un po' come i tamponi all'inizio di questa epidemia, si acquista tanto ma quello che si riesce a trovare dal mercato, poiché il problema poi dell'approvvigionamento delle materie prime, che lasciatemele definire così, che valeva per i tamponi all'inizio della pandemia, temo purtroppo, come diceva appunto la Presidente dell'Ordine dei Farmacisti, che il vaccino spray come funziona? Così ci hanno spiegato. Io poi sono direttamente interessata a una bambina di 2 anni e mezzo che, se appena vede una puntura, scappa a gambe levate. Quindi è un vaccino che, sperimentato, funziona, ha lo stesso valore dell'altro vaccino e viene eseguito tramite appunto spray. Vino Cartabellotta, di questo vaccino applicato in maniera così non convenzionale, e le chiedo rapidamente: doveva essere resa obbligatoria la vaccinazione all'antinfluenzale dopo la prima ondata di Covid? Ma il vaccino di cui si parla è quello a somministrazione intranasale, spray, quindi viene praticamente inserito, diciamo iniettato all'interno della cavità nasale, funziona esattamente come le altre tipologie di vaccino antinfluenzale. Sull'obbligo vaccinale mi rendo conto che in Italia lo abbiamo strumentalizzato molto anche a fini politici, quando in occasione della legge Lorenzin. Quello che è ragionevolmente certo è che più bassa sarà la copertura vaccinale antinfluenzale, più complicata sarà la gestione di questa convivenza tra coronavirus e
virus dell'influenza, e soprattutto questo è un altro elemento che impone, come si diceva poco fa, anche rispetto a quelle che sono le proposte del Ministero, di incrementare i tamponi, perché noi dovremo praticamente, a fronte di un soggetto febbrile con sintomi influenzali, avere una risposta immediata, certo, perché altrimenti rischiamo un assenteismo dal lavoro e della scuola che, certo, non ci possiamo permettere. Sandra Zampa, il governo ha avuto un po' troppa timidità sull'aspetto dell'obbligatorietà dei vaccini perché i 5 Stelle sono i fanatici invece della raccomandazione, e poi perché non avete pensato di fare uno screening alla popolazione scolastica tra gli studenti più adulta, come diceva Cartabellotta, invece che rendere volontario il test sierologico solo sugli insegnanti? Perché si fanno le cose che si possono fare, anche nel senso che si fanno le cose nei limiti, ovviamente l'ha detto lo stesso Cartabellotta, l'ha definita una provocazione, quindi mi sembra che lui stesso abbia, diciamo, avanzato una proposta e al tempo stesso si è dato una risposta. È evidente che tu non puoi sottoporre gli studenti a tampone, che non ci sono le risorse, che non ci sono le possibilità, e che in questo momento il sistema sanitario è sottoposto a uno stress grandissimo. Quello che ha appena detto il dottor Cartabellotta riguardo al fatto che quando partirà anche l'influenza, ed è per questo che tra l'altro i medici sono una delle categorie a, certo, cui il vaccino antinfluenzale deve essere assolutamente riservato e fatto, perché tra l'altro non si potrebbero neppure permettere di ammalarsi. Cioè noi abbiamo bisogno di reggere, e di reggere bene. Certo. Io sono abbastanza contraria all'idea che le cose vengano rese obbligatorie. Adesso non credo che sia stato un tema che ha riguardato i 5 Stelle. Abbiamo approvato insieme molte cose. Non avevamo ancora il vaccino per il Covid, già il Presidente del Consiglio in Puglia diceva che comunque sarebbe stato non obbligatorio. Mariana Aprile, un'ultima chiosa. Sì, no, io non avevo interpretato in chiave così provocatoria la proposta del professor Cartabellotta, nel senso che fatte salve le categorie di insegnanti e di operatori della scuola fragili, cosiddette, cioè quelle che hanno patologie pregresse, croniche o un'età molto avanzata, credo sarebbe utile, ma butto lì veramente la prima proposta, cioè chi è stato in vacanza in paesi, in regioni con impennate di casi, eccetera, perché non sottoporlo a tampone? Cioè non ci vedo nessuna violazione. Già fatto. Chi è tornato dalla Grecia? Sì, dalla Grecia, no, dalla Sardegna, piuttosto che da regioni in cui ci sono stati. Abbiamo ancora tante cose da affrontare. So che Nino Cartabellotta e Claudia Terzi ci devono salutare e li ringrazio. Chiedo a Sandra Zampa se potesse di dedicarci ancora un po' di tempo, perché ci vengono a trovare il capo dei presidi italiani e il presidente dell'associazione del trasporto pubblico locale. Continuiamo a parlare ovviamente di scuola, ma continuiamo ovviamente anche a parlare di una ripartenza in convivenza con il virus. Pubblicità, torniamo tra pochissimo. Mondo italiano. Mondo italiano. Eccoci di nuovo qua, di nuovo in diretta, 13:01 è il momento, ancorché un po' in ritardo, delle previsioni del tempo con il nostro Paolo Sottocorona. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Ieri a quest'ora, se ricordate, avevamo molte nuvole, avevamo temporali, piogge. Oggi c'è molto poco, anche le nuvole che sono presenti, oltre ad essere poche, non sono intense, quindi tutto tranquillo. Sì e no, perché? Per due motivi. Il primo è che nel pomeriggio serata di oggi qualche pioggia, soprattutto sulle zone di nord-est, c'è, e quelle macchie gialle indicano precipitazioni molto abbondanti, quindi probabilmente rovesci o temporali. Sulle altre zone, in effetti, qualche goccia di pioggia sporadica, ma la situazione è tranquilla. Il secondo motivo per cui non è così è che domani c'è qualcosa di più, perché nelle 24 ore vedete che non solo si affaccia qualche pioggia anche al sud, dove in effetti la stanno aspettando, qualche pioggia debole, vi ricordo che il verde corrisponde a un millimetro di pioggia, quindi molto poco, sulle zone del centro, però al nord, guardate sull'Emilia quella macchia fra il giallo e il rosso, potrebbero essere temporali, così come sul Piemonte, ma diciamo che su tutto il nord il rischio di qualche pioggia sicuramente c'è. Nella giornata di giovedì, questa instabilità, che domani ancora si farà sentire al nord, si attenua,
e restano solo deboli piogge, e qualcosa invece arriva al sud. Vedete la piccola macchia gialla nelle zone interne del Gargano, potrebbe portare precipitazioni abbondanti. E a proposito di queste precipitazioni, la foto che ci manda Carlo da Verbano, siamo sul Lago Maggiore, ci fa vedere questa specie di tendine, di veli che vedete sotto la nuvola, è pioggia che si vede, e quando la vedete molto compatta, molto più fitta, significa che è una pioggia forte, cioè un rovescio. Fra il rovescio e il temporale c'è una differenza, ma ve lo dico domani. Allora, grazie a Paolo Sottocorona, molto apprezzata la scelta di una foto a Verbania. Noi proprio oggi abbiamo iniziato la nostra trasmissione a Verbania, in un istituto chiuso per una positività di coronavirus. Tra poco ci torniamo. Fatemi ringraziare Sandra Zampa, che riesce a concederci ancora un po' del suo tempo, perché voglio sottoporre a lei... 5 minuti, perché ho una... Le valutazioni, che però prima voglio che sentisse le parole dei protagonisti della giornata di oggi, il capo dei presidi d'Italia, Antonello Giannelli, e il rappresentante di tutte le imprese di trasporto pubblico locale, Andrea Gibelli, un passato da parlamentare della Lega, oggi appunto in questo ruolo di rappresentante delle aziende di trasporto. Parto da lei, Gibelli. 80% di capienza massima sui mezzi. Si riesce ad assicurare il trasporto di tutti i ragazzi che vorranno andare a scuola? Sì, diciamo di sì. Nel senso, le richieste dell'associazione Astra prevedevano che con l'80% era possibile portare tutti i pendolari, compreso gli studenti, con alcuni accorgimenti che riguardava il distanziamento degli orari ed alcuni elementi di flessibilità degli ingressi. Queste richieste sono state accolte, quindi ci riteniamo soddisfatti. Penso che sia stato raggiunto un primo importante obiettivo. Mi faccia capire una cosa, Gibelli. Si dice che le regole del distanziamento possono non essere rispettate se il tragitto è più breve di 15 minuti. Intanto, come si fa a calcolarlo? Se, tutta caso, l'autobus si trova in mezzo a un ingorgo, cosa deve fare? Scendere i ragazzi o i passeggeri? Sì, diciamo che il Comitato Tecnico Scientifico, perché questo è quanto ci ha detto il governo che guidava in questi mesi le scelte che poi si sono tradotte nei mesi scorsi e anche nella giornata di ieri nelle intese, sono sostanzialmente dei valori medi. Quindi il fatto che abbia raggiunto sull'esperienza sul campo la convinzione che questo valore medio, che ovviamente non è detto che sia il più frequente, sono due definizioni, certo, diverse, possa garantire un elemento di sicurezza. Io non sono un medico, mi affido alle indicazioni che ricevo, quindi lo considero dal punto di vista trasportistico, perché a questo io mi riferisco, certo, un elemento significativo. Quanto ai tendaggi tra un posto e l'altro, se è ancora in campo quella possibilità, anche per evitare di incorrere alla regola dell'80%, siamo in tempo per dotare i mezzi di quei nuovi dispositivi? Beh, come associazione Astra avevamo chiesto al governo di affrontare il tema scuola già nel mese di luglio. Poi ovviamente ci sono state degli slittamenti dovuti alla complessità sia delle interlocuzioni sia delle soluzioni. Nel frattempo alcune nostre aziende hanno sperimentato alcuni materiali che potevano consentire una migliore fruibilità dei mezzi in piena sicurezza. Oggi questa indicazione è stata raccolta, vediamo se sarà sufficiente il tempo per dotare i mezzi di questi distanziatori. Tenga conto che i mezzi sono molto diversi tra loro, certo. Ci sono i mezzi urbani, extraurbani, si parla di treni, di autobus con diverse capienze, quindi è un problema molto complesso. Il tempo non è molto, ma faremo del nostro meglio.
Antonello Giannelli invece rappresenta la totalità dei presidi italiani. Nei giorni scorsi, intanto buongiorno Giannelli, aveva polemizzato buongiorno a lei, duramente con il governo per i ritardi con cui venivano date le indicazioni sull'avvio dell'anno scolastico. Ora che l'accordo tra regione e governo è stato raggiunto, ci può assicurare che l'anno scolastico riparte nel migliore dei modi, in piena serenità? Guardi, adesso penso che lei mi stia un po' sopravvalutando. Se io potessi garantire questo, mi sentirei molto più, come dire, gratificato. In ogni caso, quello che posso garantire è che l'impegno dei colleghi è massimo e quindi si sta lavorando per questo e noi vediamo in fondo al tunnel questa data del 14 settembre. Quindi che la scuola riprenda in presenza per tutti in sicurezza, questo è pacifico. Il vero problema qual è? Di riuscire a garantire ovunque il distanziamento, questo certo. Probabilmente all'inizio non sarà possibile per questioni legate agli spazi e ai banchi, perché ricordo che per garantire il distanziamento di un metro servono dei banchi monoposto, se ho dei banchi a due posti chiaramente la distanza è mezzo metro. Chiaro. Così come non tutte le aule, non tutti gli spazi saranno al 14 settembre abbastanza spaziosi, diciamo così, ma gli enti locali stanno continuando a lavorare per reperirli, anche avvalendosi dei fondi governativi per certo. Prendere in affitto. Ho un'ultima questione per lei Giannelli, poi torno, ma poi devo sentire la chiosa di Sandra Zampa, che poi ci lascerà. Le domando, risolto il problema della mascherina, risolto il problema dei trasporti, c'è ancora qualcosa di cui avete bisogno da qui al 14 per mettere completamente in moto la macchina della scuola? Allora, in questo momento abbiamo delle risorse di organico, soprattutto docenti, ma anche non docenti, i famosi bidelli, che piano piano sono in fase di assegnazione da parte degli uffici scolastici. Indubbiamente sono stati stanziati dei fondi per assumere un numero abbastanza cospicuo, circa 70.000 se non ricordo male. È chiaro che rispetto alle dimensioni del sistema scolastico, ricordo che è fatto di 800.000 docenti, stiamo parlando di un po' meno del 10%, quindi da questo punto di vista le risorse non basterebbero mai. L'altra questione sulla quale abbiamo chiesto un intervento governativo è quello che riguarda la responsabilità penale dei presidi. Ben lungi dal chiedere scudi penali e cose del genere, abbiamo chiesto una attenuazione della responsabilità penale, soprattutto nella veste di datori di lavoro. Ecco, noi vorremmo essere tutti più sicuri e più tranquilli che una volta attuati i protocolli non si possa contestare nulla di più. Aggiungo certo. E apprezzo che è stato già fatto per il punto di vista civile, per il profilo di responsabilità civile con la conversione in legge del decreto liquidità, ci aspettiamo lo stesso per il profilo di responsabilità penale. Sandra Zampa, lasciamo da parte per un momento quanto accomuna Gibelli e Giannelli, cioè che se si risolvevano prima le questioni sarebbe stato meglio, ma affrontiamo subito il tema dello scudo penale che i presidi chiedono. Si può fare? Non lo so. È una questione che va affrontata presso il Ministero competente e poi il Ministero di Grazia e Giustizia. Come lei sa, è una questione molto complessa. Io penso che io comprendo anzi il sentimento che ciò che guida questa richiesta. È un paese dove purtroppo ci si arma subito e quindi questo rende molto pesante il portare le proprie responsabilità. Però, sarà sicuramente valutato al Ministero di Grazia e Giustizia. Apprezzo anche la sua volontà di mettere la decisione politica al servizio di valutazioni di natura tecnica, però la decisione se dare uno scudo penale o meno ai presidi è una decisione politica. Se valeva per gli amministratori dell'ILVA, deve valere anche per i presidi, non trova? E qui non è questione di chiedere un consiglio al Comitato Tecnico Scientifico. Non c'è l'ombra di un dubbio, però è una scelta che andrà fatta a un livello politico dentro alla maggioranza, valutando la possibilità di farlo. Quindi non posso dare non ha senso che io esprima che cosa penso io. In questo certo. momento potrei esprimere solo il mio punto di vista e non lo considero una cosa corretta.
Allora, grazie. Sarà data certamente una risposta ai presidi, come è stato dato sul resto. Grazie Sandra Zampa, so che ci deve lasciare. Andiamoci allora in una scuola, sì. Torniamo al Cobianchi di Verbania e chiedo a loro, in particolare al professore che fa anche il vicepreside, è preoccupato anche per quello che ci dovrebbe rimettere lei di persona se si dovesse ricreare una situazione come quella a cui avete fatto fronte in questi giorni? Beh, allora fortunatamente in questo caso noi vicepresidi non siamo assimilabili ai dirigenti, per cui non corriamo nessun rischio. È proprio il cambio di categoria che c'è stato negli anni passati, che non c'è più preside ma c'è il dirigente. Noi siamo vicepresidi, chiamati ancora così, docenti vicari, ma in questo senso non abbiamo responsabilità, per fortuna. Mariana Aprile, il problema che si pone poi comunque per la preside, ovviamente sì, infatti il problema grosso è questo, che una volta rispettato tutti i protocolli non c'è più niente da fare. È assolutamente inimmaginabile che il dirigente possa avere una denuncia dopo aver rispettato i protocolli perché un qualcuno si è infettato all'interno della scuola dopo aver fatto tutto, la sanificazione, tutto, certo. Aver preso precauzioni davvero, Mariana, è comprensibile. L'impressione, ecco. Chiedo a te anche un aiuto per concludere un po' questa lunga riflessione, è che l'anno scolastico parte con tanti punti fermi, ma anche tante incognite che vengono poi lasciate sulle spalle di chi con i ragazzi dovrà avere a che fare tutti i giorni, no? Credo che fosse inevitabile, per quello dicevo, il grande problema del percorso che ci porta al 14 settembre è stata la mediatizzazione da parte di alcune della ministra Azzolina, ma anche del commissario Arcuri, di dispositivi, interventi che venivano presentati come la soluzione per la riapertura delle scuole. Così ovviamente non poteva essere, così non è, però permettimi, tra queste incognite bisogna distinguere, alcune sono strutturali, mi viene da dire, no? Cioè è un virus, è piccolo, non si vede, dipende dai comportamenti di chiunque come andrà a finire, quindi è ovvio che ci siano delle incognite. Altre però, come il caso che avete appena accennato, quello della responsabilità penale dei dirigenti scolastici, è un'incognita senza motivo, nel senso che il viceministro Sileri si è già espresso a favore dell'abolizione di questa responsabilità ulteriore, i presidi stessi chiedono conto di quello che bisogna fare da settimane. Questa incognita non si capisce perché sia ancora sul tavolo, nel senso, io non credo che i ministri competenti e il presidente Conte non si siano mai incrociati in queste settimane. Sarebbe stato possibile, come è stato fatto per mille altre cose, inserire al volo in uno dei decreti approvati alla rush finale prima della pausa estiva o calendarizzare all'interno prevederne un emendamento all'interno dei decreti e delle disposizioni già calendarizzate per mettere l'anima in pace ai dirigenti e dire guardate, certo, tranquilli, il 14 riaprite e non sarà colpa vostra in tribunale. Non si capisce perché questo non venga fatto e veramente non è retorica dire che non si capisce, io veramente non capisco cos'è che impedisca una disposizione a costo zero, certo, facile ed equa. Anche perché insomma sappiamo che con l'autunno riaprono le scuole e sappiamo che quest'anno le scuole purtroppo hanno interrotto le loro attività dai primi di marzo, quindi di tempo ce n'era. Dobbiamo andare in pubblicità, ritorniamo tra poco perché voglio tornare a dare la parola al rappresentante dei presidi, ma voglio dare la parola anche al rappresentante dei genitori. Un piccolissimo break. Mambo italiano, mambo italiano. Savino Bombace è un genitore di uno dei 1800 alunni dell'Istituto Cobianchi di Verbania, nonché rappresentante del Consiglio di Istituto. Buongiorno Bombace, le chiedo intanto con che spirito manda suo figlio a scuola dopo il caso di positività riscontrato e poi con che spirito affronta un anno scolastico dopo che il prof a fianco a lei poco fa ha detto ci organizzeremo col doppio turno, metà lezioni in classe, metà didattica a distanza. Ma guardi, lo spirito è quello di preoccupazione, ma preoccupazione generale, nel senso che come genitore sono preoccupato
Allo stesso modo, quando mio figlio adolescente esce con gli amici, e sicuramente ha meno controlli in quell'occasione che non certo. in una scuola dove i comportamenti e le regole sono codificate. Per quanto riguarda la preoccupazione dell'insegnamento, è quella che non si riesca magari ad avere una continuità didattica che è quella poi importante. Poi Bombacci, diciamo, forse c'è anche un problema di organizzazione in famiglia, perché poi significa che il ragazzo sta a casa. Il ragazzo sta a casa a distanza, però diciamo stiamo parlando nel mio caso e anche mi permetto di dire in quelli dei ragazzi di questo istituto di un'età che sono già grandicelli, insomma, grandicelli. Nel senso che Antonello Giannelli, ferma restando la autonomia di ogni singolo istituto, lei crede che la formula del doppio turno, un pezzo in presenza e un pezzo a distanza, sarà il canone del prossimo anno scolastico? Ma guardi, penso che possa essere utilizzato in situazioni specifiche, quindi non credo che si presti a generalizzazioni. Naturalmente nel caso del Co-Bianchi evidentemente questo è anche avvalorato dalla situazione sanitaria che sarà stata asseverata dalla ASL di competenza. Comunque le linee guida danno ampio spazio, le linee guida sulla didattica digitale danno ampio spazio alle scuole per organizzarsi al meglio in questo, soprattutto alle scuole secondarie di secondo grado, come il caso del Co-Bianchi, dove appunto certo. l'età degli alunni, insomma, è dai 14 anni in su, hanno un certo grado di autonomia, quindi tutto sommato certo. la cosa può funzionare. Ci dobbiamo fermare, ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio Marianna Aprile per essere stata qui di fianco a me, linea telegiornale, noi ritorniamo domani come sempre alle 11, vi aspetto.